Buonasera a tutti e ben ritrovati con la nostra Trading Room, un nuovo episodio dove in particolare in questa sessione andremo a fare un giro di materie prime per quanto riguarda le opportunità, però non solamente per quanto riguarda lo spread trading su commodities, ma anche per quanto riguarda le opzioni. In particolare andremo poi a dare un'occhiata anche al Volatility Lab, di cui abbiamo accennato anche ieri sera all'interno del laboratorio operativo in opzioni per controllare, diciamo, la volatilità all'interno dei mercati, in particolare di alcuni futures. Andremo a vedere le incertezze, le opportunità, la carne di maiale, il petrolio, lo zucchero, e poi andremo a dare anche spazio a Paolo per una nuova analisi, una nuova opportunità di investimenti. Per quanto ci riguarda, prima di partire, mi raccomando, come sempre, vi facciamo un po' una carrellata, ecco, di tutti quelli che sono i nostri servizi, anche servizi che magari in certi casi vengono ritenuti secondari, ma per quanto ci riguarda, sempre invece molto, molto importanti. In questo caso, il canale YouTube. Basta andare per l'appunto su YouTube, digitare assistenza brokers e qui, come vedete, ci sono una sfilza di video, di playlist, di canali assolutamente infinita. Quindi, tante volte, se ci sono dei dubbi, delle domande, se si vuole magari anche solo approfondire un'altra operatività rispetto a quelle che già si conoscono, oltre al nostro sito ci sono anche, per appunto, i video su YouTube dove ci sono anche registrazioni di laboratori operativi e così via. Insomma, quindi mi raccomando, andate subito a sottoscrivere per l'appunto la pagina di Assistenza Brokers e tenete d'occhio per appunto anche i video e il materiale. Aiutateci a crescere anche tramite questo canale ulteriore. Tornando invece alla parte più operativa, partiamo un po', diciamo, anche dove ci siamo lasciati, se vogliamo, nella giornata di ieri, non solo nella Trading Room, ma anche per quanto riguarda il laboratorio operativo in opzioni. Ci siamo salutati parlando un po' dei futures, in particolare abbiamo dedicato spazio a Russell, quindi abbiamo guardato gli Stati Uniti con un'analisi anche del nostro top trader Stefano Corvi per quanto riguarda un'analisi dei volumi sul Russell. Oggi, tra l'altro, il mercato ha fatto anche un piccolo rimbalzo rispetto alla discesa di ieri, sempre per completare anche un po' il commento della giornata. Fondamentalmente, ieri il mercato è sceso per un possibile impeachment nei confronti di Trump. In realtà già là per là mi sembrava una motivazione abbastanza debole perché più o meno ogni 6 mesi si parla della possibilità di un impeachment per un motivo o per un altro. Oggi già il mercato ha reagito, quindi ha recuperato qualcosina, però comunque sia si è allontanato, diciamo, dai massimi delle ultime settimane. In particolare, quindi ritornando a noi, volevo anche fare una comunicazione di servizio per chi segue le opzioni, perché ci è entrata la strategia Earn and Call, che poi è un back spread ratio, per quanto riguarda SPY, quindi è entrato il prezzo che avevamo inserito noi, quindi abbiamo anche avuto un piccolo credito, in questo caso di 20 dollari. Quando si fanno queste operazioni, qui mi rivolgo soprattutto agli opzionisti, già è bene, se si entra in pari, avere un piccolo credito ovviamente è un vantaggio poi ai fini statistici durante le prossime settimane di vita dell'operazione. Ma ritornando invece alla parte più interessante, quella legata alle materie prime, ieri abbiamo accennato anche per quanto riguardava HE, abbiamo accennato anche al petrolio e uno strumento piuttosto interessante per dare un'occhiata, diciamo, un po' alla volatilità sui futures, visto che la volatilità implicita non si trova sul grafico per quanto riguarda i futures, può essere ed è anzi questo qua. Se noi prendiamo il futures di riferimento e andiamo su strumenti di analisi, io l'avevo già aperto, quindi lo vado a prendere. Eccolo qua. Abbiamo, vedete, CL, il future sul petrolio di dicembre. Questo è un buono strumento, diciamo, per andare a verificare i livelli di volatilità implicita, vedete, ma anche di volatilità storica. In particolare, se andiamo nella seconda voce qui sotto, volatilità storica, vediamo proprio un raffronto fra volatilità implicita e volatilità storica a 30 giorni. Poi qui si può prendere anche a 50, 70, 100 giorni, oppure ampliare anche, eccolo qua, vedete, l'arco temporale. Ad esempio, vediamo che se andiamo a prendere quella a 30 giorni, ovviamente la volatilità è molto, molto più alta, la volatilità storica resta comunque sia
questa arancione, quindi assolutamente molto alta, e volatilità implicita invece quest'altra qui bianca. Però al di là della volatilità implicita e storica, quello che mi piace andare a guardare è come vengono distribuite i contratti acquistati o venduti, quindi i volumi in relazione alle put e alle call per quanto riguarda un determinato futures, per vedere se ci sono delle anomalie. E qui lo possiamo vedere, eccolo qua, vedete, adesso si vede un po' in piccolo, però poi se lo andate a aprire sul vostro computer è molto, molto più chiaro. E possiamo vedere che a livello di call abbiamo un muro veramente di opzioni in area 70. Così come a livello di put, e questo mi ha sorpreso un po' di più, ed è qui che dico sempre, diamo un'occhiata alle anomalie, perché qui abbiamo invece un muro di put in area 39, e poi più a scendere a 35, però in particolare a 39. Questo è strano perché generalmente i volumi, per quanto riguarda le opzioni, si vanno a concentrare primo sui prezzi attuali. Quindi adesso il petrolio di dicembre lo troviamo più o meno 55-56, quindi mi aspettavo magari di vederlo in un range che andava tra 50 e 60. E inoltre in genere lo vediamo sempre sui numeri tondi, cioè su quelle che possono essere definite delle soglie psicologiche. Invece in questo caso c'è un vero e proprio muro di put a 39, così come un muro di call a 70, anche se il 70 già è un po' più giustificabile perché adesso andremo a vedere il grafico. Abbiamo visto che quando ha fatto la sua sparata, diciamo una settimana fa circa, eccolo qua, vedete, il 16 di settembre, in effetti è arrivato fino a 62, ci sta che magari qualcuno ha iniziato, diciamo, a lavorare anche sulle call 70, però a livello 39 oggettivamente non mi dice niente. Vedete invece il livello 45 poteva essere interessante perché è laddove il mercato poi è ripartito anche del petrolio il 26 di dicembre. E come possiamo analizzare questo dato? Beh, sicuramente che a 39 se il mercato dovesse fare degli storni ulteriori, avere delle problematiche, probabilmente là potrebbe essere, diciamo, un'ulteriore barriera in termini di volumi e quindi anche in termini di supporti piuttosto importante. Quindi diciamo che per quanto riguarda l'analisi dei volumi, io cerco di analizzarla in questo modo, perché poi chiaramente non possiamo sapere se le put sono state comprate, se sono state vendute. Questo ovviamente non ci è dato saperlo, però ci interessa sapere che là è successo qualcosa o potrebbe succedere qualcosa. Qui se vediamo il petrolio negli ultimi 2 anni, vediamo come al di là, diciamo, del crollo che ha avuto tra ottobre e dicembre, poi il mercato comunque nelle ultime settimane, e qui stringiamo sui 6 mesi, è rimasto piuttosto laterale, perché se escludiamo la giornata in cui ha fatto la sua sparata, vediamo che più o meno da giugno siamo in un range che va da 51 a 58, 57, che so che sembra tanto per quanto riguarda il petrolio, ma vi assicuro che può fare movimenti ben più violenti. A questo punto, da un punto di vista solamente di analisi fondamentale, ma anche analisi delle notizie, di quello che ho visto e abbiamo visto in questi giorni, vi ricordate che quando c'era stato l'attacco con i droni ai giacimenti in Arabia Saudita, il petrolio in un giorno solo è passato da 54 praticamente a 62. Sembrava l'inizio di una guerra, poi cosa è successo? Piano piano, negli ultimi giorni sta ritornando esattamente da dove è partito. Quindi evidentemente in questo preciso momento tutta questa urgenza, questa crisi, diciamo, questa preoccupazione non c'è. Però bisogna anche imparare dal passato, perché sappiamo bene che comunque le tensioni fra gli Stati Uniti e l'Iran non sono completamente cessate, e anzi, non è detto che da qui, magari le prossime settimane, non fa un'ulteriore sparata rialzo, anche perché a livello di prezzi medi è abbastanza basso il petrolio. Per questo motivo, quando aveva fatto questa sparata, vi ricordate, noi eravamo andati a vendere delle call molto molto lontane a prezzi molto molto alti perché temevamo che potesse fare magari un altro paio di giornate rialzo, cosa che poi non si è verificata. Quindi, visto che la situazione è assolutamente cambiata dal 16 di settembre, siamo andati a togliere quell'ordine che avevamo innescato, quelle call vendute, e abbiamo, diciamo, invertito l'operazione andando a proporre
scadenza a novembre, quindi 50 giorni, una put in vendita a 47,5, che è il nostro, diciamo, è dove non deve arrivare, e relativa copertura a 47. E abbiamo inserito un prezzo medio. In questo momento il prezzo medio sta tra 0,04 e 0,08. Noi abbiamo inserito il prezzo migliore, che in questo momento ci dà il mercato, di 0,08. Così, se il petrolio nei prossimi giorni ci fa un ulteriore stornino su questi livelli, cioè torna ad appoggiarsi in area 54, abbiamo ottime chance di entrare a mercato. Tra l'altro, questa operazione ci permette di incassare netti con ogni contratto $75 a fronte di un margine di soli 150, quindi sarebbe anche un ottimo rendimento del 50% in soli 50 giorni. Però prima di procedere oltre anche con altre materie prime come la carne di maiale, volevo anche sentire il nostro top trader per quanto riguarda l'operatività in commodity spread, Matteo Anelli, se aveva qualche aggiornamento per quanto riguarda il petrolio. Ciao Andrea, ben ritrovati a tutti. Facciamo un po' un'anticipazione anche rispetto al laboratorio di questa sera. Diciamo che i punti salienti li hai sicuramente toccati. Posso confermare che rimane dal nostro punto di vista una visione più che altro rialzista per i prezzi del petrolio. Quello che rimane assolutamente più incerto è un po' la dinamica presente appunto in Arabia Saudita, un po' quello che è successo con l'Iran e via dicendo. Possiamo vedere che da maggio i prezzi hanno perso un $13 all'incirca, da un 64 fino a un 51. Questo è un po' avvenuto anche nel momento in cui la battaglia commerciale tra Stati Uniti e Cina è entrata un po' più nel vivo, ma probabilmente un arrivo fino a 51 era anche un po' eccessivo, cioè quel valore probabilmente scontava anche il fatto di una mancata risoluzione appunto di un accordo, di un mancato accordo tra Stati Uniti e Cina. Ora, in questi ultimi giorni, sembra che da quel lato siamo un pochettino più avanti, sembra che ci siano delle aspettative migliori e vedremo anche questa cosa sulla carne di maiale, però ci siamo posizionati sicuramente anche al di sotto dei 51-50 dollari, probabilmente anche per come si sta un po' posizionando il mercato, possiamo cercare di prendere qualcosa al mercato in termini di prezzo d'ingresso, proprio per essere ancora un po' più a vantaggio. Però ecco, sicuramente la situazione con gli Stati Uniti, che hanno messo nuove sanzioni all'Iran, rimane piuttosto forte. È anche difficile che l'Arabia Saudita prenda, come dire, questo colpo e se ne dimentichi. Quindi, anche se i toni sembrano essersi abbassati, sembra addirittura che Trump per una volta abbia abbassato un po' i toni, attenzione perché qua probabilmente la musica non è finita. Da un momento all'altro potrebbe esserci un conflitto e allora lì veramente quanto il petrolio possa rialzarsi può diventare anche difficile, perché poi nasce anche un po' un'aspettativa di paura, nasce anche un po' una speculazione, quindi può salire anche di molto. Quindi rimane sicuramente non solo per una situazione di possibile guerra, una visione rialzista, quindi bene o male anche un mantenimento del prezzo un po' all'interno di questo canale. Ok, quindi diciamo che questa operazione che abbiamo inserito può essere, ecco, sicuramente congruente con le analisi. Dove invece sono molto meno ferrato, ma comunque ho guadagnato bene nell'ultimo anno, grazie proprio a Matteo, fidandomi anche delle sue analisi, è stata la carne di maiale, che è tornata un po' di moda, diciamo, negli ultimi giorni anche all'interno della community, diciamo, per quanto riguarda le opzioni dove c'erano delle proposte, tant'è che ieri, qui abbiamo avuto un tempismo incredibile, avevamo proposto come possibilità, ieri il mercato sarà qui a 68 più o meno, di vendere con scadenza anche piuttosto vicina, cioè di andare a 40 giorni, a 56 e di coprirsi a 55, perché facendo un'operazione di questo tipo, nella giornata di ieri, pensate a midpoint, pagava anche qui 70 dollari, diciamo lordi, a fronte di un margine di solamente 200. Quindi chiaramente era un'operazione che faceva gola. Tuttavia, sui maiali abbiamo visto veramente di tutto, a partire, diciamo, un po' proprio dalla fine dell'anno scorso. Abbiamo visto, diciamo, il crollo a fine 2018
la ripartenza poderosa, un nuovo crollo, ripartenza, crollo, e adesso insomma diciamo che sta trovando un po' più di pace in area 70. Però prima di eventualmente intervenire, volevo proprio chiedere a Matteo, perché io ero rimasto che c'erano problemi col maiale perché c'era la peste suina e quindi in teoria il prezzo doveva salire. Però, visto che il prezzo, diciamo, non è salito più di tanto, ci sono sicuramente delle novità. Quindi volevo capire, Matteo, se questa è un'operazione, diciamo, che poteva ritenersi tranquilla come il petrolio, o invece, insomma, se si va ad alzare invece il rischio. Ah, probabilmente qua un po' il rischio sì, si potrebbe anche alzare rispetto a quello che abbiamo detto prima sul petrolio. Tra l'altro, la carne di maiale è tornata ad essere un elemento interessante anche per l'Academy della Commodity Spread, quindi doppiamente lo andiamo un poco a rivedere. Raccontando un po' la storia che tu hai fatto vedere nel grafico, il forte rialzo che vediamo a marzo è dovuto a un'epidemia che ha colpito soprattutto gli allevamenti, le mandrie in Cina, si chiama peste suina africana e ha decimato tantissimi capi. In più, ricordiamoci anche che sono animali, devono essere allevati, quindi non è che si può ricostituire una mandria in 5 secondi. Si parla alla fine di quest'anno un possibile ammanco di anche un 25-30% dell'intera produzione annuale della Cina, che è un valore enorme. Quindi c'è stato quel rally davvero importante con un rialzo addirittura del 30-40%. Poi come mai i prezzi sono rientrati? Non è rientrata l'epidemia, anzi, ma è iniziata proprio la stessa situazione che abbiamo visto prima sul petrolio. Infatti il periodo del ribasso è più o meno simile, siamo sempre intorno a maggio, appunto quando si è inasprita la battaglia che Trump ha lanciato contro tutti, specialmente sulla Cina. Quindi cosa è successo? Negli Stati Uniti la produzione è sempre rimasta piuttosto alta, l'offerta alta, ma è venuta un po' a mancare la possibilità di una domanda cinese, quindi i prezzi sono fortemente rientrati. Quindi questa è un po' la storia che ci ha accompagnato fino adesso. Negli ultimi giorni sono uscite delle news interessanti in cui la Cina si diceva disposta a comprare carne di maiale dagli Stati Uniti, perché nel frattempo chiaramente ha continuato a comprarla, ma l'ha comprata specialmente dal Sud America e dall'Europa, abbassando appunto le tariffe sull'import anche dagli Stati Uniti. Tra l'altro, anche per continuare il racconto precedente, l'epidemia non si è frenata, anzi si è espansa anche in Vietnam, ma anche in Corea, nelle Filippine. Ora io sono stato in Thailandia qualche settimana fa, ho provato anche a chiedere, lì non mi hanno detto niente, magari anche per evitare di lasciarmi pensieri negativi, però comunque al di là delle mie esperienze si è diffusa un po' in tutta l'Asia. Quindi è molto probabile che hanno bisogno sempre di più di carne di maiale anche dagli Stati Uniti. Tra l'altro in Cina il prezzo è salito del 3,5% rispetto al mese precedente, ma del 109% rispetto all'anno scorso, cioè c'è stato un aumento, è raddoppiato il prezzo in una maniera davvero molto importante se pensiamo che non è un'azione tecnologica o biofarmaceutica, ma è un bene di consumo anche piuttosto importante in Cina. Nonostante questo, nonostante le ultime notizie però positive, come vediamo, il prezzo non è che sia salito molto, quindi in effetti non è che lascia presagire qualcosa di fantastico. Diciamo che se devo fare un'analisi nel medio-lungo termine per i prossimi mesi, l'aspettativa, visto anche i prezzi attuali, è sicuramente rialzista, ma vista un po' la notizia, che non la conosco solo io, ma è un po' sulla bocca di tutti, vista un po' la situazione di ipercomprato a livello tecnico che ha raggiunto un po' con gli ultimi rialzi, è probabile, secondo me, assistere anche a qualche storno, prima di vedere qualche rialzo. Pertanto, se devo dire la mia, concludendo sulla carne di maiale, per la strategia che ci hai detto Andrea, si può impostare, ma ora si imposta con un prezzo di vendita delle opzioni molto molto elevato, oppure si può magari attendere qualche storno, magari un ritorno verso diciamo i 65-62, quindi uno storno di un 5 dollari dai 70 dove siamo adesso. Allora lì potremmo avere secondo me un po' più forza per o vendere meglio o abbassare ulteriormente gli strike.
Ok, Matteo, grazie mille anche qui per quanto riguarda, diciamo, anche temporeggiare un attimo o magari, insomma, abbassare gli strike e alzare i prezzi. Poi, Matteo, non so se c'era novità anche per quanto riguarda lo zucchero. Sì, assolutamente, lo vedremo meglio nel laboratorio operativo che avremo tra un'oretta. Volevo aggiornarvi un attimo sulla posizione dello zucchero. Gentilmente, Andrea, andiamo nella pagina del commodity spread, eccola lì. Abbiamo chiuso una dei due contratti sullo spread maggio-luglio. Come sempre, vi ricordo che questo lo devo fare in anticipo perché il mercato chiude alle 19, quindi non possiamo mai farlo in diretta. Ne abbiamo chiuso uno, poi dopo spiegheremo meglio le motivazioni. In più avevamo anche una posizione, visto che anche alcuni la chiedevano in passato, anche direzionale sullo zucchero. Non riguarda questo, diciamo, le strategie del trading club, ma visto che altri l'hanno chiesto, abbiamo deciso delle due posizioni che avevamo anche qui di chiuderne una. Non perché non pensiamo che lo zucchero possa continuare a salire, ma semplicemente perché un po' di strada l'ha fatta. Una situazione anche tecnica un pochettino più di ipercomprato si è creata, quindi abbiamo deciso di portare a casa qualcosa. Al di là di questo, pensiamo che lo zucchero possa continuare ad avere una storia positiva. Ecco perché sia sul singolo future che sulla strategia in spread abbiamo mantenuto un contratto, in quanto i fondamentali parlano di un'offerta che è probabile vista in diminuzione nei prossimi tempi. C'è sempre la storia del real brasiliano, che è il Brasile, il maggior produttore di zucchero, che potrebbe rilanciarsi un po' nei confronti del dollaro, e in più il rapporto scorte-utilizzo, quindi è un po' il rapporto domanda-offerta, è in questo momento al 13,5%. L'anno scorso era al 14% e l'anno prima ancora era al 16%. Quindi in effetti l'offerta è in diminuzione rispetto alla domanda rispetto agli anni precedenti. Quindi questo, unito anche ad una stagionalità attualmente positiva, può mantenere i prezzi sostenuti. Abbiamo preso una piccola presa di beneficio, ma stiamo mantenendo assolutamente l'operazione. Una parentesi velocissima anche sul mais, che un po' come lo zucchero potrebbe un minimo beneficiare se il petrolio dovesse rialzarsi, ovviamente di più, sopra i 60 dollari, eccetera, di un maggior utilizzo per l'etanolo, come per lo zucchero, ma sul mais adesso arriva un momento interessante perché è un po' il momento della raccolta, quindi bisogna vedere quanto sono in ritardo i raccolti, quindi quant'è l'effettivo rendimento, quali saranno poi gli acri coltivati per la prossima stagione e un po' il clima degli ultimi momenti. Però tutte queste situazioni potrebbero creare qualche possibile rally nei prossimi tempi sul mais, magari non come quello che abbiamo visto a maggio, però un ritorno magari più in area 400 lo possiamo vedere, quindi anche qui Andrea potrebbe essere un assist sempre per un possibile bull put o comunque una strategia diciamo non ribassista per quel che riguarda il mais. Poi vedremo anche qualche spread questa sera. Ok, perfetto, grazie mille Matteo anche per questo spunto che sicuramente terremo in considerazione per quanto riguarda le opzioni. Volevo lasciare spazio anche al nostro Paolo per quanto riguarda l'operatività in beta trading azionaria. Grazie Andrea, buonasera a tutti anche da parte mia. Per le battute finali guardiamo uno spread che già con gli amici delle azioni in beta trading stavamo valutando nel corso degli scorsi giorni, soprattutto ne abbiamo parlato nel laboratorio di giovedì scorso, l'abbiamo ripreso poi anche questo lunedì. Lo spread in questione era relativo al settore delle comunicazioni, un settore che attualmente troviamo in stagionalità, è partita infatti questo periodo, è partito con l'inizio di settembre, e diciamo che eravamo un po' indecisi sull'entrare o sull'entrata tra lo spread tra AT&T e Verizon oppure questo tra Disney e Comcast. Vedete che ha provato a fare un accenno di ripartenza proprio qualche settimana fa, ora lo troviamo
con una probabile ripresa di carattere rialzista. Infatti, se vediamo il grafico, vedete, ha fatto questo piccolo storno rimbalzando in area 41-80 dollari segnalata dalla trend line, e abbiamo un RSI che sta recuperando, quindi dalla zona di ipervenduto. Abbiamo questo MACD che sta per incrociare, quindi sembra proprio giunto il tempo, il timing per accedere al mercato. Se torniamo sulla parte interactive, vi faccio vedere che questa tipologia di coppia è una tipologia di coppia che può essere protettiva per il nostro portafoglio. È una coppia di inversione in questo caso, in particolare per quanto riguarda Disney è il grafico con le candele, mentre per quanto riguarda Comcast è il grafico quello a linea. Qual è il nostro obiettivo? L'obiettivo è che, vedete che essendoci molta affinità tra le due aziende, l'obiettivo è che queste vadano a riprendersi e vadano ad incrociare, quello sarà appunto il nostro profitto, tanto che adesso è molto ampio la distanza, lo spazio, lo spread appunto tra i titoli che stiamo considerando, e migliore e maggiore sarà anche il nostro profitto. C'è una piccola cosa da dire qua, ed è una questione che poi discuteremo insieme domani all'interno del laboratorio di giovedì, ovvero che Comcast a breve, che è il titolo short, a breve staccherà il dividendo, staccherà la cedola. Come ben sapete, quando abbiamo il titolo short e c'è lo stacco dei dividendi, siamo noi a pagare dividendi a terzi operatori del mercato. Ora, bisogna capire un po', visto che tendenzialmente è una cosa che non si dovrebbe fare per fare un ingresso, bisogna vedere se vogliamo rinunciare a 4 dollari di perdita che prenderemo su Comcast con l'arrivo dei dividendi ed entrare in posizione, oppure aspettare il 1° ottobre. Infatti sono molto indeciso in questo momento se entrare subito o aspettare un attimino. Per ora, per questa sera, insieme a voi aspetto un attimo, che così vedo un attimo come chiude quest'oggi il mercato, e farsi anche verificare quell'incrocio MACD che sì, sta per incrociare, ma ancora l'incrocio preciso non c'è stato. Eventualmente, se domani ci sarà, penso però di accedere e mal che vada a prendermi 4 dollari della cedola, dello stacco short. Tutto sommato non è male, anche perché tendenzialmente quando il titolo stacca la cedola, poi nei giorni successivi dovrebbe o tendenzialmente scende un pochettino, quindi possiamo comunque farla in questo caso l'operazione. È una coppia, come dicevo, molto in linea anche la situazione attuale del mercato, che abbiamo già discusso in maniera approfondita ormai da inizio settimana, quindi un mercato non tendenzialmente molto forte per un rialzo. È una coppia interessante perché appunto Comcast short ha un beta maggiore, ha un coefficiente beta maggiore rispetto a Disney titolo long, quindi se il mercato dovesse venirci contro, quindi dovesse andare a ribasso, può essere appunto utile per una bella diversificazione di portafoglio. Ultima cosa, se mettiamo a mercato questa operazione, andiamo a togliere l'ordine pendente su ATET che avevamo lasciato con l'introduzione del Trading Cup, per chiaramente non avere due spread compatibili e uguali nello stesso settore. Ok Paolo, grazie mille. Quindi anche con questa ulteriore possibilità operativa, e per quanto riguarda invece questa sera, vi ricordiamo che alle ore 21, tra un'ora e un minuto spaccato, partirà il laboratorio operativo in spread trading su commodities, dove andremo a vedere l'aspetto più importante del processo di trading, ovvero il controllo del rischio, gli aspetti più rilevanti del money management, come individuare un corretto livello di stop loss e di take profit, e poi andremo ad individuare insieme le migliori opportunità del momento. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo tutti questa sera alle ore 21. Per chi non ci potrà essere, invece, come sempre, domani alle 19:30 con le nostre trading room. Grazie a tutti e a tra poco.